ben 30% di espositori in più, una fiera in crescita, una fiera esclusiva che vanta partnership sempre più importanti. Sì, siamo molto soddisfatti di quello che sta succedendo in fiera, un grosso incremento che nel mondo del fashion è comunque inusuale in questo momento. Gli espositori, direi, sono soddisfatti delle presenze di compratori e buyer esteri. Tutti i buyers che arrivano dall'estero qui incontrano l'artigianalità italiana che nel mondo si fa sempre più spazio. Assolutamente sì, cioè tutto ciò che sono le espressioni delle varie zone d'Italia, ognuno con le sue particolarità e specialità e tecniche, come dire, spesso tramandate da generazione in generazione, trova qui una parte della sua realtà e del suo fascino. Progetti per il futuro? Una serie di sfilate per portare il beachwear durante la settimana della moda di Milano, e quindi sfileranno aziende di beachwear durante la settimana della moda. È nostra intenzione cominciare a fare un roadmap per parlare con i negozianti e quindi dargli input per mettersi al passo con i tempi che diventano sempre più rapidi, sempre più caotici e anche più difficili da gestire. Nel mondo della super tecnologia la fiera ancora funziona? La super tecnologia, a mio avviso, ha un senso se la applichi alla realtà. Cioè, internet è sicuramente una grande invenzione, una grande cosa, come l'intelligenza artificiale, però non bisogna mai dimenticarsi che quando sei su internet sei offline dalla vita, sarai online sulla rete, ma sei offline dalla vita. Cosa possiamo augurare ai nuovi stilisti che si approcciano al mondo del lavoro? Nel mondo del lavoro oggi come oggi servono nuovi talenti, servono nuove idee, però nello stesso tempo è un mondo che diventa sempre più difficile perché comunque è molto più rapido, i cambiamenti sono velocissimi, quindi servono ragazzi che abbiano voglia di fare e idee nuove, insomma. Qui c'è la miglior qualità di beachwear di fascia medio-alta esistente al mondo, quindi lo troverete ovunque. Come è nata l'idea di fare una fiera dedicata proprio all'intimo in inverno e al costume da bagno in estate? Ma nasce da un gruppetto di amici, tutti facevamo i rappresentanti, e per faticare meno ci siamo detti: ma perché invece di andare nei negozi non ci mettiamo insieme, prendiamo un albergo e invitiamo i clienti a vedere le collezioni? Questo succedeva 21 anni fa e adesso siamo questo. Complimenti. Grazie.